Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mission video. Oggi ragazzi siamo qua con una mission video sul canale, perché come avete detto dal titolo e visto della miniatura, oggi ragazzi siamo qua con un nuovissimo episodio di questa serie su Super Mario Galaxy, ovvero su Super Mario 3D All Stars. Ragazzi, era da un bel po' che non vi portavo un episodio su questo gameplay su Super Mario Galaxy, ovvero appunto su Super Mario 3D All Stars, perché ragazzi era quasi una settimana che non vi caricavo nessuno neanche un video sul canale, perché in questa settimana sono stato molto impegnato. Però oggi, siccome sono meno impegnato, sono riuscito a portarvi questo 14esimo episodio di questa serie su Super Mario Galaxy, del mio appunto gameplay su Super Mario Galaxy. Ragazzi, era 3 settimane che non vi portavo un episodio del mio gameplay su Super Mario Galaxy, perché appunto, come vi ho detto, sono stato molto impegnato in queste due ultime settimane. Infatti, come avete potuto ben vedere, i video in queste ultime due settimane scarseggiavano un pochino, però da oggi in poi riprenderanno normalmente. Ragazzi, nello scorso episodio, che era appunto il 13esimo episodio della serie, che tra l'altro vi ricordo, se non l'avete visto ve lo lascio qua sopra in alto nella scheda, recuperatelo, perché nello scorso episodio siamo andati a visitare la nuova galassia del terzo bagno, cioè la galassia Bolla Mania, che tra l'altro in questo episodio andremo a finire e inizieremo poi la nuova galassia del terzo bagno, che sarebbe la penultima, che sarebbe appunto la galassia Spettro. Ragazzi, quindi nel scorso episodio, che era appunto il 13esimo episodio del mio gameplay su Super Mario Galaxy, eravamo andati a visitare la galassia Bolla Mania e in questo episodio la finirò e inizierò la galassia Spettro. E ragazzi, vi ricordo che per questo 14esimo episodio di questo gameplay su Super Mario Galaxy proviamo ragazzi a raggiungere, vediamo se riusciamo a raggiungere 5 like. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, che ho notato che siamo arrivati a 30 iscritti, quindi grazie mille. Adesso ragazzi andiamo a road to 40 iscritti, quindi ragazzi mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, che mancano 5 iscritti e siamo esattamente a 35 iscritti, quindi dai, puntiamo ragazzi ormai verso i 40 iscritti. Poi vi ricordo anche che in descrizione trovate il link al mio canale Twitch e anche il link al mio profilo Instagram, se volete venite a seguire, che lì vi aggiorno su quando escono nuovi video e vi lascio magari qualche anche spoilerino, magari anche su nuovi video che ancora devono uscire sul canale. Sì, ho aperto un profilo Instagram, quindi se volete venite a seguire, trovate il link in descrizione. E vi lascio il link in descrizione anche al mio canale Twitch, se volete venite a seguire, perché ragazzi dalla prossima settimana tornerò a fare live sul mio canale Twitch, quindi venite a seguire. Detto questo, io direi che possiamo iniziare. Quindi intanto abbiamo che Todd, che c'ha una lettera per noi, che credo sia la lettera da parte di Peach. C'è una lettera da parte della principessa Peach, infatti. Caro Mario, adesso mi trovo in un posto sperduto, ma cerco di rimanere tranquilla. Sono sicura che presto verrai a salvarmi. PS, chissà se ciò che allego a questa lettera ti sarà utile. Al messaggio c'è qualcosa legato. Ci sono 5 funghi app, accetti la consegna? Certo. Per chi non lo sapesse, 5 funghi app sarebbero 5 vite in più. Anche la prigioniera, la principessa Peach è sempre così premurosa. Arrivederci alla prossima lettera. E otteniamo 5 vite in più, così da 4 vite che avevamo andiamo a 9. Ottimo. Questo ci potrebbe servire anche perché la galassia Bolla Mania, la prova che c'è da fare, è molto difficile. Però, essendo che io ho due account di Super Mario Galaxy, uno che diciamo è il mio privato, dove ci gioco io da solo, senza farci i video, insomma, e uno è questo dove ci faccio appunto il mio gameplay. Quello dove ci faccio i video sono la galassia Spettro, quindi la prova della galassia Bolla Mania l'ho già fatta, non mi è sembrata neanche tutto questo granché, quindi adesso proviamo a farla e vediamo se mi riesce. Anche perché ho notato che una volta finito questo bagno c'è da fare il quarto bagno, che è appunto la camera da letto, se non ricordo male, quindi dobbiamo riuscire a fare tutti quanti i bagni. Quindi andiamo qui sopra, bingo. Allora, galassia Bolla Mania, sì, vai. Signori, andiamo subitissimo nella galassia Bolla Mania e poi a fare l'unica prova appunto della galassia Bolla Mania. Una volta fatta poi faremo la galassia Spettro, cioè la penultima galassia del terzo bagno. Galassia Bolla Mania, Mega Bolla Shock. E ragazzi, vi volevo dire che siccome era quasi una settimana che non vi portavo neanche un video sul canale, oggi, se ci riuscirò, vi porterò 2 video in un giorno. Cosa che non ho mai fatto sul mio canale, ma che farò molto probabilmente oggi. Vi porterò intanto questo 14esimo episodio di Super Mario Galaxy. E poi, se ci riuscirò, vi porterò anche il 6° episodio del mio gameplay su Pokémon Platinum Randomizer Nuzlocke. Il video, cioè l'episodio, lo registro oggi. Non so se riuscirò a caricarlo oggi perché c'ho da editarlo,
però nel caso non ci riuscissi a caricarlo oggi, lo pubblicherò domani, però lo registrerò lo stesso oggi. Ehi, se vuoi entrare in quella mega bolla, ascolta le parole di Avvisello che sarei io. Entra nella mega bolla, tieni premuto A. Dal cursore stella esce l'aria che spinge la mega bolla dai lati. Se giochi in modalità portatile, puoi fare uscire l'aria anche toccando lo schermo. Se spingi troppo da una parte, usa la stellina per soffiare ad aria alta. Va bene. Bingo. E come tutti sanno, se avete visto lo scorso episodio, userò il mio dito, perché non riesco a non usarlo. Se col controller non mi riesce, quindi non, spero che, non, che riuscirete a vedere lo stesso qualcosa. Mi auguro. Allora, dobbiamo prendere tutti questi, quindi uno, preso, bene, ragazzi, ne abbiamo preso uno, ok, tutte queste monetine, prendiamole tutte, dai, ok, qui prendiamo il terzo, poi andiamo avanti, qui c'è questo, e qui c'è un altro, ogni tanto cambio il dito perché, per farvi magari vedere meglio, 4, adesso mi manca l'ultimo, che lo prendo appena, ecco, vai, boom, preso, piattaforma di lancio attivata e let's go, attenti, no, mamma mia, stavo per morire, ok, usciamo subito dalla bolla e andiamo avanti, bang, boom, prendiamo tutte quante queste Astro Cage, che sono ben 44, le prendo col dito perché col controller ci sarei stato mezz'ora. Andiamo avanti ancora. Bang. Uè, calma. Entriamo qui dentro. Ok, stiamo molto attenti, direi. Molto. Vai. Attenti. Ok, infiliamoci qui, mi infilo qui. Ok, avanti. Attento, dai, grande, quanto sono forte, attento, deve scoppiare la bolla, yes, vai, ora, questa è la parte che nello scorso episodio non mi riusciva, che adesso lo riuscirò a fare per forza, quindi tutta manetta, gas, bene, poi andiamo avanti, questo si dovrebbe levare, ecco, infatti, perfetto, andiamo avanti, attenti, molto attenti, infiliamoci, andiamo avanti, ci passo, ok, piano, non troppo forte, piano, ragazzi, sì, no, mamma mia, signori, otteniamo l'unica superstella della galassia Bolla Mania, ottenuta superstella, perfetto, quindi vuol dire che questo vuol dire che adesso faremo la galassia spettro, o meglio la inizierà in questo episodio ma la finiremo nel prossimo, perché la galassia spettro, per chi non lo sapesse, è la mia galassia preferita in tutto Super Mario Galaxy, in tutte le galassie che ci sono la galassia spettro è la mia preferita, e siccome è la mia preferita volevo prendere tutte e tre le super stelle della galassia spettro, ma siccome se no avrebbe un episodio tipo di un botto di tempo, in questo episodio ne prenderò o una o due, e nel prossimo prenderò o l'ultime due o l'ultima proprio della galassia. Hai ottenuto la stella Mega Bolla Shock, galassia Bolla Mania, galassia completata, 54 monete e ben 110 Astro Cage. Hai scoperto una nuova galassia, perfetto, ed è appunto la galassia spettro, questa nuova galassia. Signori, salviamo subitissimo il gioco e possiamo proseguire. Io direi che possiamo proseguire, sì. Un bang ci sta, ok. E signori e signori, benvenuti qui nella galassia spettro. Ecco qui ragazzi, galassia spettro, lanciamoci, andiamo subitissimo a fare la prima, andiamo subitissimo ragazzi nella galassia spettro a prendere la prima superstella della galassia. Signori, vediamo un po'. Galassia spettro, Luigi e la casa intestata. Vediamo se in questo episodio riuscirò a prendere non solamente una superstella della galassia spettro, ma vediamo se riuscirò a prenderne almeno due, così nel prossimo episodio ne devo prendere una sola e poi andiamo a finire anche il terzo bagno con Bowser, che è nell'ultima galassia del terzo bagno. Signori, piattaforma e let's go, siamo sulla navicella di Todd, la navicella quella lì verde, atterriamo qui, bang, ci sono dei Goomba travestiti da zuccheri Halloween, quindi siamo attenti, bang. Astro Cage, ok, stiamo attentissimi, muori, bene,
Astro Schegge? Io direi che Zucca le salto pure, tanto. Il ragno si fa così e si va avanti. Ok, signori, andiamo avanti. Qui c'è il catenaccio, cioè c'è il... insomma, questo coso che non mi ricordo come si chiama, che passa, quindi facciamolo passare, se no ci fa morire. E andiamo avanti. Questa, per prendere questa prima superstella, bisognerà salvare Luigi che è intrappolato nella gabbia. Abbiamo, signori, attivato la luce. Premetto, io questa missione l'ho già fatta sul mio account dove gioco questo gioco da solo, quindi più o meno so già come funziona. Per esempio, qui ci sono due superstelle e c'è anche una monetina. Facciamo venire il bu qui. Quindi giriamoci. Vieni. Vieni. Ok, aiuto. No, sì. Monetina. Ora dovrebbero respawnarne un altro di bu. Però prima di farlo respawnare, perché se non sbaglio spawnano o all'infinito, tipo spawnano un bel po' di volte. Beh, invece di fare così, facciamo così. Ci vendiamo a 7 sullo schegge, così ne abbiamo 19 e andiamo avanti. Ok. A sto schegge qui ci dovrebbe essere il bu. Qui c'è un altro bu, facciamolo morire. Yes, chiave ottenuta, signori. Perché il bu dentro il suo corpo aveva la chiave. E con questa chiave siamo riusciti ad aprire la porta. Quindi possiamo proseguire. Ottimo. Ottimissimo, direi. Qui abbiamo questo che, vabbè, non vi preoccupate, bang 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 bang. Voglio, ragazzi, è finito, ok? Stavo dicendo che era infinito, ma in realtà non è vero. Però è molto lungo. Entriamo, signori, qui dentro e un altro mini livello, bene. Siamo attenti ai gombazooke che ci fanno male, se no. Muori, ho detto muori, ok? Altre due astroschegge. Qui ci sono questi da prendere sul soffitto, che sono 5, ok? Una volta presi questi 5, in teoria, se non sbaglio, dovrebbe spawnare la piattaforma di lancio per farci lanciare sul prossimo, diciamo, pezzo della galassia, possiamo dire? No, no, no! Oh. Ho preso anche il secondo, andiamo sotto qui. La zucca non si leva, ok? No, levati. Bingo! Ho preso anche il terzo, altra sto schegge. Ce ne mancano due, ragazzi, poi le abbiamo prese tutte e cinque. Stiamo attenti a non volare di sotto in quel buco nero. Muori, muori, bravo. Dobbiamo prenderne un altro. Nel senso, qui fa un giro tutto strano. Ok, uno e due. Perfetto, preso. Altra schegge per noi. Adesso dobbiamo prendere l'ultimo, che è questo. Bingo! Preso, adesso piattaforma di lancio nostra. Scendiamo. Perfetto. Siamo attenti a non volare di sotto. Qui adesso è scomparso il buco nero e c'è la piattaforma di lancio. Bang! Ora qui ci dovrebbe essere dell'astro schegge da prendere. Ce ne sono un po' qui e un po' qui. Bang! Signori, eccoci qua arrivati. Siamo quasi arrivati a Luigi. Luigi è qui dentro, signori. Ok. Però non possiamo andarci perché c'è la gabbia. Quindi dobbiamo capire come fare. Io più o meno già lo so come si fa, però. Allora, questo lo faccio con... così. Poi facciamo una cosa fatta così. Ah, ho capito. Allora, faccio così. Così. No, cosa sta succedendo? Facciamo una cosa fatta così, poi così, così. Come cavolo faccio? E l'ho presa, ce l'ho fatta. Yes, entriamo qui dentro. Ok. Altro mini percorso. Ibu. Dio. Ibu. Devo stare attento che sennò mi seguono. Aia, cavolo, non l'avevo visto. Vieni. Vieni, amico, vieni. Non viene. Vieni. Oh, bravo. Sì. Bravo, stupido, vai. Bingo. Prendiamo questa.
E il fungo del... Signore, ci siamo trasformati in Mario Spettro. Se Mario Spettro scuote il gioco, non premi Y per scomparire. Ottimo. No, è vero, non dobbiamo andare sulla luce. Se no moriamo. Vabbè, tanto respawn all'infinito sto coso. E per diventare trasparenti si preme Y. Ok. Ora dobbiamo riuscire a capire come devo riuscire a capire. E ci sono riuscito, signori. Ottimo. Ci sono riuscito. Ok. Lì ce n'è un altro di power up. Ma lo spettro nel caso qua. Diciamo lo perdevamo. Comunque per salire mi pare si prema B. No, X. Ma che cavolo si fa a salire? Ah, con l'A, ok. Bisogna tenere premuto l'A. Aiuto! Ok. Qui si fa così e ci salta qui in alto. Bene. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, bene. Ce l'abbiamo fatta. Grazie per essere venuto, fratello. Mi sono separato da Todd e gli altri e me la sono vista brutta. Ma almeno sono riuscito a trovare una superstella, meglio di niente. E signori, otteniamo la primissima superstella della galassia Spettro. E visto che l'episodio sono esattamente a 16 minuti di registrazione, direi che possiamo andare a provare a prendere anche la seconda. Così nel prossimo episodio possiamo provare a finire il terzo bagno. E signori, otteniamo la primissima superstella della galassia Spettro. Bang. Ok. Bing. Superstella per noi. Tac. Hai ottenuto la stella, Luigi, la casa infestata, Galassia Spettro. 12 monete e in totale abbiamo 160 stroscheggie. Ottimo. Rosalina adesso ci deve dire delle cose. Oh, sei di ritorno. Laggiù c'è tuo fratello. Se provi a chiederglielo, probabilmente verrà a cercare le superstelle insieme a te. Ok. Immagino che avrete molto da raccontarvi. Va a parlargli e lo trovi nel garage. Va bene, ma non è questo il momento che lo andrò a fare, perché adesso andrò a provare a prendere anche la seconda superstella della galassia Spettro. In modo che così nel prossimo episodio dobbiamo solamente prendere l'ultima. Poi così abbiamo finito tutto quanto la galassia Spettro. E poi ci aspetta solamente l'ultima galassia del terzo bagno, cioè la galassia con Bowser. E una volta sconfitto Bowser, sbloccheremo il quarto bagno, che sarebbe questo, cioè la camera da letto. Che in teoria dovrebbe essere o l'ultimo bagno o tipo il penultimo bagno del gioco. Quindi poi saremo quasi a fine gioco. Non vi preoccupate, una volta finito il gioco, cioè una volta che abbiamo salvato Peach, non abbiamo finito il gioco al 100% perché ci saranno da prendere delle superstelle segrete. Una volta prese tutte le superstelle segrete, avremo finito il gioco al 100%. E quindi il gameplay mio sarà finito su Super Mario Galaxy. Poi faremo Super Mario Sunshine e poi Super Mario 64. Ma ancora c'è tanta strada. Galassia Spettro, voliamo subito noi ragazzi di nuovo nella Galassia Spettro. Bang! Sbang! Pam 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 pam. Galassia Spettro, Garabu e Coppa Stella Blu. Galassia Spettro, Garabu e Coppa Stella Blu. Fa quasi un po' uno scioglilingua. E qui c'è il signore Bu con una specie di casco. Sa che ha bisogno tipo fare la gara? Non lo so. Cioè in realtà lo so, ma non voglio spoilerarvelo finché non lo vedete anche voi. Io so già cosa bisogna fare. E non è una cosa semplice. Vabbè, piattaforma di lancio, voliamo di nuovo qui come la scorsa come prima, insomma. Beh, una volta presa questa superstella qui della galassia, insomma, della gara contro Boo, possiamo dire, bisognerà... Intanto... Ok. Bang! Scusate il dito, ma non ci riesco con il controller. Vediamo qui, possiamo prendere queste. Benissimo. Qui ci sono delle... Oh, ecco. Ok, parliamo con il signore... Parliamo con Boo. Allora vuoi anche tu quella cosa? Te la devi meritare facendo una gara con me. Va bene, partenza. Allora via. E qui dovrò usare le dita, ragazzi, ve lo dico già. Quindi non so quanto vedrete. 2, 1, via. È una gara contro Boo, che se vinco mi dà la superstella. Non è per niente facile, ve lo dico. Cavolo, non ci posso arrivare! Sì, meno male, ho cliccato in tempo.
Non è facile, come sembra. Non è per niente facile. Però forse riesco a recuperarlo. Vai. Sì. 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 Bang, 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 bang. Dai, cavolo, dai. Yes, mega sorpassone. Ce l'ho fatta. Però l'ho arrivato prima lo stesso. Che cavolo. Sì, ragazzi, vabbè, mi ha stracciato, però vabbè. Non è per niente facile, sono addirittura morto. Sì, vabbè ragazzi, ma mi ha arato, cioè praticamente. Mi conviene fare semplicemente no. Non posso abbandonare, quindi ma la finisco, ma tanto ho perso, cioè mi ha stracciato. Non è facile, anzi, il contrario. Non è per niente facile, è diverso. È per questo che ho detto prova a prendere la superstella, la seconda superstella della galassia aspetto in questo episodio. Perché è difficile. 1 minuto e 38 secondi, la prossima volta andrà meglio. Cosa? Ah, è vero, se perdo muoio, quindi è come se fossi morto, anche se l'altro non lo sono. Vabbè, c'ho 11 vite, voglia se c'ho 11 vite, ragazzi, meglio così se muore, cioè, veramente. Adesso mi devo concentrare al massimo. Allora vuoi anche tu quella cosa? Te la devi mettere facendo una gara con me. Ok. Allora via. Adesso ragazzi mi impegno. Ci riprovo le ultime due volte e poi basta. Poi lo facciamo nel prossimo episodio, se no... è un episodio di 20 ore, praticamente. Superato. Bang. So che non vedrete quasi niente, scusatemi, ma... senza dito non mi riesce. Dai. Dai, cavolo, dai. Sì. Sì, sì, sì. Sì, scusatemi se sono in zitto, ma mi sto concentrando, no? E vabbè, ho perso. Passo attraverso le cose, passo. Io non sono un fantasma. Sarebbe stato più bello se... vai però, Mario! E non ci arriva, ma che palle, vai, maiale, ma non ci arriva. Guarda che lavoro, non... ma che vuol dire? Oh, vabbè, tanto perso. Ero partito bene. E come faccio? Vai però, ti muovi. Oh, che palle, mamma mia. È lento sto coso. Vai. Vai, porco cane, vai. Vai! Vuoi andare? Mi stai facendo morire! E vabbè, gli scleri! Il tempo è scaduto. Normale, non riesco manco a sorpassare una roccia. Troppo scarso sono. 2 minuti. 2 minuti! Ho fatto 20 secondi in più di prima! 2 minuti, avevo fatto 1 minuto e quasi 40 prima, ora ho fatto 2 minuti pieni. E se non scadeva il tempo facevo tipo 2 minuti e 20 secondo me. Vabbè, riproviamoci l'ultima volta e poi lo facciamo nel prossimo episodio, perché non voglio fare un episodio di mezz'ora, ok? Quindi via. E silenzio. Panna bim 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 bim. Poi lui va pure più lento, ma non c'è a perdere. Vai, vai. Vai, 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 ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Sto perdendo. Non è vero. Stavo perdendo. Sì.
Sì, cavolo, vai, cavolo, vai, cavolo! Sì? Cavolo, ma è fortissimo sto coso. Non ci arrivo, guarda che lavoro! Vai Mario, però, vai! E non vai, Mario. Se non vai. Vai, Mario. È bello arrivato. Ma cosa fai? È bello arrivato, Cosa fai? Cosa fai? Oh, va contro il muro, va sto coso. Mario, vai! Aiuto! E vaffanculo, Mario! Scusatemi le parole, ma te devo dirlo. E vabbè, questo coso è impossibile, un po' impossibile. Quindi, signori, diciamo che torniamo all'osservatorio, terminiamo per qui questo episodio e poi nel prossimo finiremo questo livello e faremo anche l'ultimo dell'Assa Spettro. Ragazzi, io direi che per questo 14° episodio di questa serie su Super Mario Galaxy ci possiamo fermare qua. Quindi, ragazzi, se questo episodio vi è piaciuto, mi raccomando, vi invito a lasciare un bel like. Proviamo, ragazzi, ad aggiungere almeno 5 like per questo episodio. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale che mancano 5 iscritti, siamo a 35 iscritti, quindi dai. Attivate la campanellina per non perdere nessun nuovissimo video. Noi ci vediamo o dopo o domani con il sesto episodio del mio gameplay su Pokémon Platinum Randomizer Nuzlocke. Vi ricordo, in descrizione trovate il link al mio canale Twitch se volete venire a seguire, che dalla prossima settimana rinizierò a fare le live sul mio canale Twitch, e venite a seguire anche se volete sul mio profilo ufficiale di Instagram, dove vi pubblico magari degli spoiler su alcuni video e appunto pubblico quando un video è online, e così potete andare a vederlo se volete vederlo. Detto questo, noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao!